Prosegue a cadenzare il progetto Occupability, l'iniziativa finalizzata all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di percorsi personalizzati di inserimento, orientamento e autonomia lavorativa attraverso la stipula di convenzioni con aziende del territorio e con l'ausilio delle borse di lavoro. La struttura organizzativa è costituita da una rete territoriale di numerose qualificate associazioni, delle quali è capofila l'ANIMIL, l'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro. Il progetto, finanziato dal Comune di Catanzaro nell'ambito del programma Agenda Urbana, terminerà a dicembre 2023 e le associazioni, avendo ricevuto oggi adesioni inferiori alle aspettative, organizzano incontri con le diverse amministrazioni comunali per promuovere in maniera ancora più incisiva l'importante opportunità offerta alle persone con disabilità. Stiamo rivolgendo a tutti i comuni dei servizi sociali in modo che ci mandano le persone nell'ambito sociale del Catanzarese, dove c'è anche con noi Promidea, un'altra associazione che sta lavorando insieme con noi, in modo che portiamo avanti queste problematiche qua, perché effettivamente ci mancano le persone. Che poi tra l'altro si potrebbe fare anche una cooperativa di tipo B all'ultimo, non è che solo il posto di lavoro, se ognuno vuole lavorare effettivamente, noi siamo pronti a dare anche questa situazione così. Ma adesso stiamo preparando di nuovo di mandare tutti i comuni, l'assessorato ai servizi sociali di tutti i comuni dell'ambito sociale, se ci mandano gente in modo che sono pronti per venire a fare quello che devono fare.